studia e di lavoro con dedizione e credo che per i presidi, insegnanti, personale non docente, a tempo stesso però, deve poter contare sulla collaborazione delle famiglie, condivisione, partecipazione, dialogo, fiducia, come elementi decisivi per consentire alla scuola di raggiungere i suoi obiettivi. Non possiamo ignorare che qualcosa si è incertato e qualche tessuto è stato lacerato dalla società. Alcuni casi in forza di violenza, genitori che hanno aderito agli insegnanti e propri figli, rappresentano un segnale d'allarme che non fa solo guardare. Il genitore furbo non è il motivo dello studente furbo, il cui uso è stato poc'anzi ricordato con efficacia, cresce sempre più nell'anno degli studenti, a scuola e nel web. Gli strumenti digitali possono amplificare violenze e soprusi, anche in modo drammatico, ma possono anche aiutarci a combattere. Le connessioni digitali sono grandi finestre aperte sul mondo e sul nostro tempo. Esiste anche un lato oscuro della rete. Non è accettabile che un ragazzo di 14 anni muoia in conseguenza di una emozione di un gioco perverso in chat. Sono vicino al dolore profondo della famiglia di giovane di ormai per questa morte assurda e crudele. Dobbiamo chiederci che cosa va fatto per evitare tragedie di questo genere. Le fragilità dei nostri giovani devono essere accompagnate e sostenute, forse arrivano dai fine gradi, ma forse lontani, regolate sulla rete. Le famiglie non possono essere lasciate sole in questa opera. La scuola può fare molto per i sani. I giovani corrono avanti, gli adulti tuttavia devono cercare di tenere il loro passo e di accompagnare. Il web è spazio di libertà e per definizione non merita censura, ma non deve in qualche modo trasformarsi in un mondo parallelo e incontrollato, in cui succede il pure bene di tutti. Una comunità che si rispetti deve saper proteggere i propri giovani da queste insidie. Governo e Parlamento sono chiamati ad affrontare questo problema sociale. La sicurezza della scuola